Qui doveva esserci un bel parco giochi per il quartiere Tamburi, in particolare per i bambini di questo quartiere. Ecco, Nicolò Fabi, lo sappiamo, è balzato agli onori della cronaca nazionale, si è lamentato perché ha detto: io ci ho messo le mie idee, i miei finanziamenti, ma non si è fatto nulla. Il comune subito ha risposto attraverso l'assessore al ramo Francesca Viggiano, che ha detto: noi danneggiati quanto lui. E adesso pare, dalle ultime informazioni che voi avete raccolto, che tutto sia in mano all'ARPA. Intanto parliamo di questo sit-in. I genitori del quartiere hanno voluto rivendicare questo diritto. Allora sì, perché noi da diversi anni siamo stati coinvolti anche per la scelta di questo, di questa area, perché già 4-5 anni fa fummo contattati per vedere quale potesse essere quella più adatta da dedicarlo alla Lulu, figlia di Nicolò Fabi. E fino a qualche giorno fa qui avevamo delle erbacce che sovrastavano i giochi e le panchine e tutto. Abbiamo potuto constatare che stanno già avvenendo dei lavori, però è l'ARPA che in questi giorni sta facendo ancora approfonditi accertamenti perché logicamente qui verranno bambini a giocare. E deve essere sicura l'area. Deve essere sicura, è giusto che sia così. Ricordiamo che questo è il quartiere in cui l'allora sindaco vietò di giocare nelle aiuole. Infatti, proprio per l'inquinamento. Però c'è anche un aspetto in più che vogliamo sottolineare. Qui noi ci venimmo 2 anni fa anche con Francesco, oggi anche da mamma fa male vederlo ancora chiuso. E infatti è proprio questo, proprio perché abbiamo lottato, no, con Francesco per queste cose a livello sociale, perché a Francesco stavano a cuore. Bisogna completare. E ora bisogna concretizzare. Ecco, abbiamo bisogno, perché il nostro quartiere, insomma, è sempre nominato soltanto per le cose negative. Si può fare qualcosa di bello?